Nella guerra dell'etere il governo dice due no, il ministro Padoan avverte Mediaset, non c'è alcuna trattativa sulle antenne di Rai Way, solo il 51% è sul mercato. E sul nuovo assetto del sistema di banda ultralarga, l'esecutivo stoppa Telecom, niente diktat, i privati si attrezzino, smentite le voci di un decreto da varare martedì, sarà discusso solo un piano con gli obiettivi strategici per la rete. A Piazza del Popolo a Roma la manifestazione della Lega, dal palco Salvini si candida leader del centrodestra e sfida Renzi, è un servo sciocco dell'Europa e lancia slogan contro Alfano ed Elsa Fornero. Striscioni anti-Berlusconi, immagini di Mussolini, freddezza da Forza Italia, aderiscono Fratelli d'Italia e Casa Pound, pacifica ma dura la contromanifestazione di sinistra, centri sociali ed antagonisti. Ombre, misteri e polemiche intorno all'assassinio di Boris Nemtsov a Mosca, una sola persona avrebbe ucciso l'oppositore del regime russo. Tutti i grandi del mondo chiedono trasparenza, Putin definisce il delitto una provocazione e promette di punire i responsabili, ma Poroshenko, presidente ucraino, accusa ucciso perché aveva le prove dell'azione della Russia in Ucraina. Il calcio, Serie A, anticipo senza gol ieri tra Chievo e Milan e oggi 7 sfide, 2 dal sapore europeo, alle 18 Inter Fiorentina, alle 20.45 Torino-Napoli, tutte in corsa in Europa League. Domani prova d'appello per la Roma che ospita la Juventus e prova a recuperare. Le partite iniziano con 15 minuti di ritardo in solidarietà con il Parma che accusa noi lasciati soli da Lega e Federcalcio. Buongiorno, buona domenica, benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7. Dunque, il governo fa sapere di non aver alcuna intenzione di perdere il controllo di Rai Way. Il ministro Padoan interviene così nella polemica scatenata dall'offerta Mediaset per comprare le torri di trasmissione delle frequenze televisive. È il conflitto di interessi di Silvio Berlusconi che torna al centro del dibattito politico, non tratto con Mediaset, sbarra la strada Padoan. L'offerta pubblica di acquisto e scambio da parte di A-Towers, controllata da Mediaset per Rai Way, società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la Rai da un lato, la banda ultralarga da diffondere nel paese con il piano Ring del governo pronto a partire dall'altro. Due partite apparentemente parallele ma probabilmente destinate ad intrecciarsi sul campo di una guerra dell'etere che potrebbe essere soltanto agli inizi. Il versante più caldo in questo momento è quello della banda larga. Martedì prossimo sarà al vaglio del Consiglio dei Ministri un piano per portare la connessione veloce a 30 mega nelle abitazioni di tutti gli italiani e quella a 100 mega con la fibra ottica direttamente nelle case ad un italiano su due entro il 2020. Sarebbe un'evoluzione che metterebbe il paese al passo con l'Europa, un'evoluzione che potrebbe ad esempio permettere a molte piccole e medie imprese di esportare attraverso piattaforme di e-commerce, ma che potrebbe avere un effetto benefico anche sul PIL se è vero che 10 punti in più di penetrazione della banda larga portano 1,5 punti di crescita. Una volta assicurata la banda ultralarga a tutti gli italiani, il piano del governo prevederebbe l'abbandono della rete in rame, quella utilizzata oggi per la DSL. Questo però è un punto dolente per Telecom, monopolista della rete stessa, che vedrebbe deprezzarsi un asset fondamentale che garantisce molto del suo debito. Il governo ha smentito che siano in vista decreti su Telecom che prevedano arbitrari spegnimenti della rete in rame, il cui abbandono tuttavia rimane un tassello fondamentale sulla strada del passaggio ad una rete di nuova generazione. Sullo sfondo resta la questione Rai Way. Si è parlato molto di un polo unico delle telecomunicazioni in cui far convergere Rai Way stessa, A-Towers e Inwit, le torri di trasmissione di Telecom. Oggi il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, intervistato dal Corriere della Sera, ha dichiarato di non essere a conoscenza di un piano del genere, che il limite del 51% di Rai Way nelle mani dello Stato non è valicabile e che su questo non ci sarà alcuna trattativa. Una quota è stata messa sul mercato, lì si faranno delle scelte, ha affermato, aggiungendo che la vendita di Rai Way rientra nella logica del governo di verificare quali partecipate possono creare un valore che serva ad abbattere il debito e ad aumentare l'efficienza. Arriva da Roma, da Piazza del Popolo, la sfida di Matteo Salvini al premier Renzi, che il segretario della Lega definisce servo sciocco di Bruxelles. Nel mirino di Salvini anche il ministro Alfano ed Elsa Fornero. Applausi per il videomassaggio di Marine Le Pen. Matteo Salvini sfila un cavallo di battaglia a Beppe Grillo e riserva sonori vaffa a Matteo Renzi, a Elsa Fornero, ad Angelino Alfano,
tratteggia il nuovo centrodestra del dopo Berlusconi, si lancia come leader, battezza la nuova Lega formato nazionale da Piazza del Popolo a Roma, sotto gli occhi dei padri nobili del Carroccio, Bossi e Maroni, e delle delegazioni delle formazioni di estrema destra europea, applaudito dai militanti leghisti in trasferta, Verde Pontida, e da quelli tricolore di Casa Pound. Renzi è uno strumento di sinistra a disposizione di chi vuole annientare l'economia dell'Italia. È una pedina, il servo sciocco, a disposizione di Bruxelles, attacca Salvini. Sul palco sale anche Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Quella di oggi è una manifestazione di tutta l'opposizione al governo Renzi, dice. Il centrodestra di Salvini non contempla l'NCD. Se Forza Italia vuole allearsi con noi è benvenuta, ma se guarda ad Alfano non se ne fa nulla, noi andiamo da soli alle regionali, avverte. Salvini parla per mezz'ora, a tutto campo, lotta all'immigrazione, sicurezza, fisco più leggero, no alla guerra in Libia e all'embargo alla Russia, cancellazione della legge Fornero che ha creato gli esodati. E riserva una stoccata alla contromanifestazione che si svolge a poche centinaia di metri. Lasceremo questa piazza più pulita di come l'abbiamo trovata, al contrario di certe zecche, che magari non dicono parolacce come noi, ma sfasciano le vetrine. E allora, per impedire qualsiasi contatto tra i manifestanti presenti al comizio di Salvini e quelli della contromanifestazione dei gruppi antagonisti della sinistra, appunto dei Mai con Salvini, ieri c'era una capitale letteralmente blindata, alla fine tutto è andato bene, nessun incidente. Erano già state usate nel G8 di Genova gabbie metalliche alte oltre 2 metri per evitare ogni possibile scontro. Questa volta sono state piazzate in uno dei punti più caldi del corteo anti-Salvini, lì dove gli antagonisti sarebbero potuti venire in contatto con i militanti di Casa Pound a pochi metri dalla loro sede. Una manifestazione che faceva paura, e tanto, perché prima c'erano stati i tifosi olandesi, poi venerdì alla vigilia i primi scontri con le forze dell'ordine, e così ieri a Roma sono stati schierati 4.000 agenti, hanno chiuso ogni vicolo, ogni possibile via di fuga verso i palazzi del potere, ma soprattutto verso Piazza del Popolo, dove c'era il comizio della Lega e di Casa Pound. Tutto invece è filato liscio. Sindacati di base, centri sociali, movimenti per la casa, studenti, più di 30.000 persone, dicono gli organizzatori, hanno sfilato per le vie della città tra cori e musica, tutti sotto lo slogan Mai con Salvini. Roma è antifascista, si legge sugli striscioni. L'unico problema a Piazza Venezia è il punto in cui si è più vicini alla manifestazione della Lega. La polizia è già schierata in tenuta antisommossa a sigillare ogni strada. Gli elicotteri sorvegliano dall'alto. Pochi minuti e passa la paura. Gli antagonisti dovrebbero arrivare a Campo dei Fiori, ma sono troppi e così, dopo poco, si decide di far tornare il corteo lì da dove è venuto. Marcia indietro e tutto riprende regolarmente. Roma questa volta ha resistito. E a Mosca proseguono le indagini sull'omicidio di Boris Nemtsov, leader dell'opposizione liberale anti-Putin. Un'esecuzione politica per il presidente è l'accusa lanciata dal presidente ucraino Poroshenko. Nemtsov, secondo Poroshenko, aveva le prove della partecipazione russa al conflitto, appunto, contro Kiev. Oggi a Mosca Boris Nemtsov avrebbe sfilato da protagonista tra i leader del dissenso nella marcia contro la guerra in Ucraina organizzata dall'opposizione russa. Eppure la polizia che indaga sul suo omicidio venerdì sera, 4 colpi di pistola alla schiena nel pieno centro della capitale, la pista politica l'ha praticamente esclusa. Il capo della task force di investigatori voluta direttamente da Vladimir Putin ha annunciato che si lavora su ipotesi diverse, a cominciare da quella di una provocazione destabilizzante. L'ex vice premier dell'era Yeltsin, enfant prodige della politica liberista post-sovietica, molto amato a Washington e Londra e per tanti tra i responsabili del drammatico default economico del 1998, era finito ai margini della politica nazionale con un seggio da parlamentare regionale nel distretto di Yaroslav. Secondo la linea ufficiale del Cremlino, Nemtsov sarebbe insomma la prima vittima di un complotto antigovernativo per scatenare lo sdegno dell'opinione pubblica internazionale, ma in tutt'altro modo la pensano gli oppositori di Vladimir Putin, visto che il 55enne fisico di origini ebree ha sempre attaccato duramente su più fronti la politica del presidente russo, soprattutto sulla vicenda ucraina, sostenendo per primo 10 anni fa la rivoluzione arancione di Yulia Timoshenko, e sulla crisi con Kiev. Nemtsov ultimamente diceva di avere le prove dell'ingerenza diretta di Mosca a sostegno dei separatisti del Donbass. Putin mi vuole morto, aveva dichiarato pubblicamente solo qualche settimana fa.
In vista delle amministrative di maggio tornano le primarie del Partito Democratico, seggi aperti nelle Marche in Campania, voto ad alta tensione dopo le ultime polemiche interne con la sinistra del PD che accusa di Renzi di autoritarismo. Al via blindate le primarie più difficili, quelle già rinviate 4 volte tra veleni, polemiche e infiltrazioni, dove il Partito Democratico rischia la faccia. Da Roma sono partiti per la Campania gli osservatori Democrat che oggi dovranno verificare la correttezza del voto, soprattutto nei seggi a più alto rischio brogli, in vista delle regionali di maggio. Serve dimostrare al Paese che anche in Campania le primarie si possono svolgere regolarmente, dice Antonio Bassolino, per 2 lustri presidente della Regione. Primarie immagine per i democratici, reduci dallo strappo di Bersani all'Assemblea dei parlamentari, necessario tener conto delle idee di tutti, dice Bersani. Nel partito ora la minoranza prova la mediazione con Gianni Cuperlo che assicura: non ci mettiamo di traverso, non esiste una minoranza in assetto di guerra pronta a sabotare. Parole che rimbalzano fino a Palermo, dove la Leopolda siciliana, aperta ieri da Graziano Del Rio, guarda con interesse a nuovi ingressi nel partito. Novità che secondo la sinistra rischia di spostare a destra l'asse del PD. Gran parte della sinistra PD siciliana ha disertato la kermesse e alcuni civati hanno restituito la tessera passando con Vendola. Adesso bisogna agire, dice Del Rio, perché sono 20 anni che discutiamo di riforma costituzionale e di città metropolitane. Il PD è un partito grande, pronto a ospitare persone e culture diverse. Musica per le orecchie di quanti, molti dal centrodestra, sono pronti a saltare sul carro di Re Renzi. E Renzi, deciso ad andare avanti per la sua strada, snocciola il programma. Martedì i provvedimenti sulla scuola, poi le coppie di fatto, la questione Rai e poi gli esami con il voto regionale di maggio. Comincerà domani l'operazione Mare Aperto, per missione di addestramento che vedrà schierate navi e circa 3.000 militari italiani nel Mediterraneo, esercitazione che si svolgerà nel canale di Sicilia anche in acque internazionali. A bordo sono stati imbarcati i corpi di elite della Marina. L'operazione durerà un paio di settimane, ma potrebbe anche essere prorogata in caso di necessità. Siamo pronti a difendere gli interessi italiani, ha detto il generale Graziano, nuovo capo di Stato Maggiore della Difesa. Un tribunale islamico avrebbe ordinato la liberazione di 29 degli oltre 200 cristiani assiri sequestrati giorni fa dall'ISIS, lo scrive l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, secondo cui la sorte degli altri prigionieri rimane ancora ignota. Intanto in Italia fa discutere il documento di propaganda dello Stato Islamico, appunto destinato all'Italia, scritto in italiano e messo su internet. Vogliamo far scoprire, con il permesso di Allah, il califfato. Così scrive in italiano l'autore di un documento di propaganda dell'ISIS, indirizzato agli italiani, e scovato dal sito Wikilao. Il documento di 64 pagine circola da qualche giorno sul web. Nelle intenzioni di chi lo ha scritto e che si firma il vostro fratello in Allah Mehdi, c'è la dichiarata volontà di far conoscere lo Stato Islamico non dal punto di vista, si scrive, dei media accusatori, ma da quello degli accusati. Nel documento si dipinge una sorta di stato ideale in cui la ISBA, la polizia, ordina il bene e, scrive l'autore, punisce il male. Facile, forse, commentare che il bene è quello immaginato dai jihadisti, è bene dunque sgozzare un nemico, è male fare musica occidentale, è bene distruggere capolavori d'arte antichi migliaia di anni. Grazie all'applicazione della Sharia, si legge ancora nel documento, i crimini sono diminuiti del 90%. Per la cronaca, secondo quanto scrive l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, dalla proclamazione del califfato 8 mesi fa, gli jihadisti hanno giustiziato 1.962 persone, 1.238 dei quali erano civili. Il documento si conclude con una minaccia. I soldati di Allah sono in Algeria, Egitto, Arabia Saudita, Nigeria, Chad, Libia, Yemen e altri paesi ancora. E con il permesso di Allah, si legge nel documento, il califfato conquisterà Costantinopoli e Roma, come Muhammad profetizzò. Propaganda ridicola dell'ISIS a parte, la minaccia di un attentato contro un obiettivo italiano è presa in seria considerazione dai nostri servizi di sicurezza. Ma una cosa è una minaccia, afferma ad esempio Domenico Gianni, comandante della Gendarmeria Vaticana, intervistato dalla rivista Polizia Moderna. Un'altra, la pianificazione di un attacco. Il nostro livello di attenzione, afferma Gianni, è costantemente alto, ma è adeguato alle circostanze, perché non esiste solo l'ISIS, conclude il comandante, ma anche le azioni di qualche pazzo mitomane, azioni isolate, che sono più pericolose perché imprevedibili.
Dopo la chiusura delle indagini ci sono nuove rivelazioni sull'omicidio di Yara Gambirasio, soprattutto questo video, ecco, che vi mostriamo, dimostrerebbe la presenza di Bossetti nei dintorni della palestra frequentata da Yara, immagini diffuse dai RIS di Parma. Per gli inquirenti non ci sono dubbi, il furgone che passa appunto vicino alla palestra dove si allenava Yara è di Massimo Bossetti. La ripresa sarebbe solo una dei numerosi passaggi che Bossetti avrebbe fatto in 45 minuti. Le immagini sono state riprese dalla telecamera di sorveglianza di una ditta con sede che sta dietro la palestra. Sono le 18.45 del 26 novembre 2010, abbrembate di sopra, la sera in cui scompare appunto Yara. Ed ora il calcio con il Milan che non esce dalla crisi, trasferta sul campo del Chievo, finisce 0-0 senza particolari emozioni e fa segnare un altro rallentamento da parte della formazione allenata da Inzaghi. Un passo indietro per il Milan che non dà seguito alla vittoria contro il Cesena della scorsa settimana. Il pareggio contro un Chievo ordinato in tutti i reparti tiene i rossoneri con 5 punti nelle ultime 3 partite, lontano dalla zona che porta in Europa. Primo tempo privo di grandi emozioni, giocato dalla squadra di casa con l'imperativo di togliere metri di campo ai possibili contropiedi rossoneri. La migliore occasione del Chievo con Pellissier che elude la sorveglianza di Bocchetti, entra in area e va a contrasto con Diego Lopez in uscita. Antonelli evita problemi spazzando in angolo. Ai giocatori di Inzaghi non basta la superiorità nel controllo di palla a creare varchi nella retroguardia dei padroni di casa, complice una manovra lenta e macchinosa. Ci prova destro intervenendo di testa sul destro di Montolivo, pallone alto sulla traversa. Nella ripresa Inzaghi inserisce il giapponese Honda al posto dell'infortunato Montolivo e il Milan crea di più. 2 minuti e il giapponese centra in pieno la traversa con un gran sinistro da 20 metri. Alza il baricentro il Milan che mette in campo anche Passini e il Chievo trova gli spazi per rispondere. Schelotto lanciato in profondità da Mattiello impegna Diego Lopez. Subito dopo Mattiello, 20 anni a luglio, ancora protagonista. Entra in scivolata sul cross di Menez e salva la porta del Chievo. La squadra di casa sfiora la rete dell'1-0 con il destro di Paloschi appena entrato in campo e chiama alla deviazione Diego Lopez. E neanche l'ingresso in campo di Cercio a un quarto d'ora dal fischio finale regala lo spunto vincente di Inzaghi che perde per infortunio Montolivo e De Jong e deve allora riflettere sul Milan che non cresce. Ed oggi le altre di Serie A con un interessante intreccio tra 4 delle 5 impegnate in Europa League. La Roma invece se la gioca domani sera nel posticipo contro la Juventus, fermo ancora il Parma con Donadoni, l'allenatore durissimo con i vertici del calcio. Scherzi del calendario, il campionato mette di fronte 4 delle 5 italiane reduci dalla storica manita in Europa League. Torino-Napoli per almeno 24 ore potrebbe lanciare i partenopei al secondo posto. Una vittoria contro i Granata imbattuti dallo scorso novembre consentirebbe infatti alla squadra di Benitez di agganciare la Roma impegnata domani nel big match dell'Olimpico contro la capolista Juventus. Gara dal sapore continentale anche quella serale tra Inter e Fiorentina. Mancini ha tirato fuori i nerazzurri dalla crisi e cerca il quarto successo di fila per proseguire la sua risalita. Ma i viola non perdono da 11 partite, striscia record per Montella, alle prese con l'emergenza a centrocampo. Le due formazioni sono divise da appena 4 punti, una distanza minima che dipinge la sfida di San Siro come uno scontro diretto per l'Europa. Il quadro della 25esima giornata prevede anche Cagliari-Verona, Atalanta-Sampdoria, Cesena-Udinese, Palermo-Empoli e Sassuolo-Lazio. Gli incontri inizieranno tutti con 15 minuti di ritardo, in segno di solidarietà con il Parma. Anche oggi, per la seconda domenica consecutiva, la formazione emiliana non scenderà in campo, saltando la trasferta di Marassi col Genoa. Siamo una carogna circondata da avvoltoi e sciacalli. Sceglie una metafora forte il tecnico Donadoni per raffigurare la grave situazione finanziaria del club, da mesi sull'orlo del fallimento, anche a causa del mancato controllo delle istituzioni calcistiche, ha sottolineato il capitano Lucarelli. Il futuro del Parma sembra segnato, mentre il presidente Manenti continua a non dare seguito alle tante promesse fatte. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il sito tgla7.it, prossima edizione del telegiornale alle 13.30, poi c'è il TG Cronache, dopo la pubblicità e le previsioni del tempo, a seguire il dibattito di Omnibus, conduce Andrea Pancani. Per quanto ci riguarda è tutto, buona domenica.